Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Okay, stavo guardando se la macchina si metteva in moto perché stamattina qualche problema, ma che sembra passato, boh. Allora, oggi è... Cioè, stava, non guarda, io mi sono mossa, lei non ha neanche guardato. Maria. Oggi è giovedì. Come avrete visto dalle unghiette qua, ieri abbiamo fatto un esperimento con le bambine. Siccome non sono potuta andare a fare le unghie, praticamente le ho sistemate e ho messo un po', perché fanno da vicino non sono per niente belle. Però ho messo lo smalto normale. Andrò al 25. E niente, invece stamattina viene il signore delle finestre. Yeah! Così possiamo poi andare avanti, fate dare il bianco, sistemare le stanze e finalmente. C'è Pia che vuole marmellata col pane, quindi adesso andiamo a casa e glielo facciamo, anche perché sono le 8:26 e i signori arrivano alle 9. Però ho aspettato che entrassero le bambine, stamattina sono entrate leggermente dopo, quindi ho dovuto aspettare che entrassero comunque. E niente, quindi abbiamo già, mi hanno chiesto ovviamente di farli trovare la finestra libera da qualsiasi cosa, in modo che possano cambiarla con facilità. E quindi oggi abbiamo già fatto tutto stamattina e ieri sera mi hanno aiutato i bambini. E poi, quindi adesso poi vi farò vedere come sono adesso, e poi quando avranno finito di cambiarle vi farò vedere come sono. E niente, quindi adesso noi scendiamo, vanno a dare colazione a Pia. Arrivati. Qui mi ero dimenticata di dirvi che dovevano montare anche la zanzariera. L'abbiamo presa per il momento solamente in questa stanza, ma poi la metteremo dappertutto. È bellissima anche la zanzariera. Allora, eccomi qui. Dunque, sono le 17 qualche cosa. Stavo uscendo per portare... Aspettate. Ecco. Stavo uscendo per portare Giada a ginnastica artistica e poi Giorgia e Nicola e Pop, ma la macchina non parte. Stamattina mi ha detto, infatti ero al telefono con Maurizio, gliel'avevo detto subito, carica batterie difettoso, e Maurizio stamattina mi ha detto: guarda che ti lascia a piedi, perché vuol dire che è l'alternatore che non carica la batteria. E infatti oggi pomeriggio mi ha aspettato che andasse a prendere le bambine e mi ha lasciato a piedi. Adesso ci va un po', nel senso che non è che ci vanno 6 mesi, però comunque una settimana buona senza macchina ci devo restare. Ho già avvisato sia la maestra di ginnastica artistica che la maestra di pop,
che purtroppo io non so cosa farci, non è che posso impiccarmi. E quindi niente, quindi adesso con le bambine, vabbè, la parte più bella di tutto il montaggio delle finestre, a parte il mio entusiasmo perché sono bellissime, anche le porte stanno proprio bene, è tutta un'altra cosa vederle così, ma poi le bambine appena sono entrate in casa, di corsa a vedere come erano venute, a vedere proprio entusiaste della porta perché finalmente possiamo chiudere la chiave, oppure perché sono a ribalta e quindi sono state felicissime e quella lì è stata la parte proprio la più bella in assoluto di tutto il montaggio, eccetera, eccetera. E niente, adesso dobbiamo poi sistemare la sala perché ovviamente avevo delle cose sparse di qua e di là e abbiamo dovuto levarle e quindi niente, adesso troveremo, cioè adesso dobbiamo poi sistemare la sala boh, e quindi per oggi non si va da nessuna parte. E mi sa anche per qualche altro giorno perché ci vorrà almeno una decina di giorni prima che possiamo mettere a posto la macchina. Anche perché volevamo trovare il pezzo, farcelo arrivare e poi da un meccanico farcelo cambiare. Quindi ci va un attimino. E vabbè, nel frattempo vedrete vlog casalinghi quando farò il vlog perché se non possiamo uscire. E tanto abbiamo 252 finestre da pulire. Intorno le hanno pulite loro con un prodotto che aveva un po' l'aroma d'arancia. E L'aroma però, sì, d'arancia? però poi il vetro lo devo pulire io. Vabbè, quindi adesso andiamo a fare un po' di riordino. Magari vi faccio vedere qualche cosa qua e là. E boh, basta. Ciao. Qui c'è Giadina. Oggi avevamo fatto anche la treccia per andare a ginnastica. E invece, niente. Vabbè, andiamo a sistemare. Ah, e mi sono dimenticata, aspettate, anche di dirvi che ho già chiamato il ragazzo che è venuto a imbiancare la camera perché così almeno viene a vedere cosa gli serve e iniziamo, andiamo avanti e imbianchiamo anche la scala. Non possiamo fermarci perché sennò non ce la facciamo per l'inverno ad avere la casa a posto, quindi dobbiamo non perdere tempo. E niente, quindi adesso avete visto il casino che c'è, andiamo a mettere a posto.
Per cena pasta con sì, vabbè, va, ciao. Frittata con cipolle un po' troppo colorata. Poi qui, pasta senza glutine per tutti con olio e poi lì c'è l'aglio se qualcuno lo vuole mettere. E poi adesso vi faccio vedere broccoli. Adesso vediamo chi vuole può metterli nella pasta, altrimenti li mangiamo così dopo, un po' così, a sentimento, come vuole ognuno, ecco. Però di base gli ingredienti per questa cena sono questi. Adesso noi mangiamo, io vi auguro una buona serata e noi ci vediamo domani mattina che continua ancora un po' questo vlog. E siamo arrivati al mattino dopo e il fatto che non posso uscire, che sono bloccata diciamo in casa perché la macchina non funziona, mi ha dato la spinta giusta e la motivazione per sistemare, mettere in ordine, pulire un po' di qua e un po' di là. E quindi ho deciso di portarvi insieme a me in questa pulizia. Come vedete, ieri non ho fatto la lavastoviglie, ma non so come mai ultimamente arrivo la sera che proprio sono super super stanca e quindi li ho lasciati lì e poi stamattina, come vedrete, abbiamo pulito e sistemato tutto quanto. Quando sparisco così è perché sono di là che cambio il video a Pia o comunque vado a vedere, vado a dare due coccole, vado a vedere che non combina guai, poi lei si stacca, come avete visto, magari viene di qui, poi a un certo punto prende i giochini e inizia a giocare e intanto nel frattempo ho sempre il mio fedelissimo micino che mi assiste in queste operazioni di pulizia.
bambina che ha preso lo sgabello e secondo voi che cosa vuole? Pia, cosa vuoi, Pia? Vuoi la bubu? Faccio vedere ai ragazzi il pranzo e poi ti do un po' di bubu, ok? Va bene? Va bene già da junior? Mi dai un bacino? Nella pancia, sì. Grazie. Allora, appunto, le bambine sono arrivate, è ora di pranzo. Siccome siamo solo io e le bambine, quindi la quantità ci sta. Ho fatto no Pia, no Pia. Ho fatto la pasta risottata con olive, fagioli e passata di pomodoro. Poi vi dico se è buona. E ho usato questa pasta qui perché pasta grande non ne abbiamo più, la dobbiamo andare a comprare. E quindi ho fatto i ditali rigati, tanto anche per Pia vanno meglio perché sono piccini. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. E come avete visto, abbiamo pulito un bel po' assieme, abbiamo riordinato, abbiamo sistemato. E finalmente sono arrivate le finestre nuove. Sono felicissima e non vedo, cioè proprio le ammiro, ogni giorno, ogni momento mi giro e ammiro le mie finestre nuove, le nostre finestre nuove. Io comunque spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao! Ciao!